Ciao Matteo, ben trovato. Allora, complimenti per il tuo titolo italiano. Che tu sia in forma è innegabile, però ragazzi, che giornata. Sì, davvero, purtroppo penso che sia stata la giornata più difficile di tutta la mia carriera. Alla fine io visualizzo molto e cerco di arrivare preparato a ogni evenienza. E sono sincero, essere squalificato non era una cosa che avevo assolutamente preparato, tantomeno essere ripescato. Quindi sono rimasto in ballo fino a ora di pranzo, con diciamo un giramento non di testa, ma di qualcos'altro. Fino a quel momento cioè, ho provato un po' a sciogliermi, ma sentivo l'acqua ribollire addosso, quindi mi sono sciolto per 200 metri. Ho provato ad andare un attimo dal fisioterapista a fare un massaggio per sciogliere la tensione, anche lì non riuscivo a stare fermo. Quindi sono andato in albergo ad aspettare la decisione che mi ha riammesso, quindi ho dovuto cercare di ricostruire un po' la motivazione, la concentrazione che purtroppo non sono riuscito a mantenere in quei frangenti. Purtroppo, cioè, per fortuna sono arrivato in forma, ho fatto il personale sui 100 e ho anche sbagliato l'arrivo, quindi poteva anche essere qualcosa meno. Ho fatto 1,56 che comunque secondo me è sempre un bel andare. Purtroppo io volevo fare mezzo secondo meno. Per evitare un po' di dover rincorrere come nel 2021, perché alla fine poi conoscendomi è difficile magari qualificarsi a sette colli e poi riandare forte un mese dopo. Cercheremo di capire come andrà e cosa succederà ora. Purtroppo lo sport è anche questo, quindi anche se sentivo di poter fare una grande cosa, appena toccato il bordo stamattina, visto le 58 con quella facilità, ho detto è la volta buona che faccio 1,55 e poi vabbè, è successo quello che è successo. Purtroppo non sono stato abbastanza bravo da gestire questa cosa e prendiamo questo 1,68. Beh, diciamo che comunque sei di grande esempio perché non in tanti forse avrebbero gestito quello che hai gestito te e con un risultato comunque di gara come quello di oggi pomeriggio. Immagino l'amaro in bocca per carità per il risultato, però i complimenti te li meriti comunque tutti. Sei un grande sportivo da questo punto di vista, un grande atleta. Sì, dai, ti ringrazio. Mi sento di dire che alla fine il fatto di aver vinto con 1,56,8 con tutto quello che c'è stato dietro significa semplicemente che valevo molto meno. Purtroppo sappiamo che il cronometro in questo è Pietoso. impietoso, brava, non mi veniva il termine. Per cui le intenzioni, sei ma, non servono nello sport e questo è il bello, ma anche il brutto, ti garantisco che ho un magone che penso di aver provato veramente nei momenti più brutti della mia vita, però purtroppo bisogna prendere quello che viene e farne tesoro. Spero se mai mi dovesse succedere qualcosa del genere in futuro sarò pronto. Noi facciamo il tifo per te, in bocca Grazie. al lupo.